Gli oggetti percettivi sono una conseguenza, anche forse non del tutto attesa, di quella che chiamiamo la prossima Internet degli oggetti. Questa nuova rete è costituita di sensori distribuiti, di quelli che chiamiamo Spine, una nuova categoria di oggetti inventata da Bruce Sterling, che sanno dove sono e quando sono, e utilizzano un sensore per, appunto, percepire l'ambiente. Nei 10.000 anni da quando l'uomo utilizza la manufattura degli oggetti, le nostre tecniche sono poco cambiate, ma con gli SPIME dovranno radicalmente cambiare non solo queste tecniche, ma anche la distribuzione, gestione e utilizzo delle reti che gli oggetti manufatti costituiranno. Gli SPIME possono essere dappertutto. Per esempio, questo albero, come cresce, potrebbe trasmettere i valori che raccoglie dall'ambiente attraverso dei meccanismi che sono collegati ad internet, così come oggi lo sono i computer. Dopo questa veloce introduzione all'internet delle cose e agli SPIME, vediamo come le reti di sensori distribuiti dovranno acquisire autonomia. Ammiriamo tanto, per esempio, il Colosseo costruito 2000 anni fa da romani che però esprimevano attraverso l'esagerata robustezza di questa struttura la loro ignoranza rispetto alle possibilità delle materie da loro impiegate. La magnifica profezia della legge di Moore si sta mantenendo da 40 anni e sta generando ordini di grandezza sempre crescenti di oggetti sempre più piccoli e potenti. Che cosa significa poi l'autonomia di questa rete? Questa autonomia deriva dalla necessità di agire senza supervisione umana. Infatti, la rete, per esempio, dei cellulari, che ha miliardi di elementi, è l'ultima che può contare sulla cura che gli esseri umani hanno nei loro confronti. Le prossime reti di oggetti composti da decine o centinaia di miliardi di elementi dovranno essere totalmente autonomi. Questa autonomia decisionale quindi dovrà basarsi su nuove regole di progettazione, implementazione e gestione della rete. I nostri sistemi di comunicazione cercano di essere efficienti, ma la loro capacità di raccolta e di elaborazione di dati oggi è ancora tantissimi ordini di grandezza inferiore rispetto a quello che avviene in natura. I sistemi naturali che possiamo osservare quotidianamente dovranno ispirare quelle che sono le nuove regole fondamentali della progettazione di sistemi affidabili per il futuro. La percettività degli oggetti all'interno dell'internet delle cose deriva dalla loro necessità di comunicare sia attraverso con il mondo esterno che gli oggetti tra di loro. Questa percezione naturalmente poi si traduce in un'azione che deve essere effettuata all'interno di linee guida precise per raggiungere degli obiettivi che la rete intelligentemente si pone. Abbiamo già degli esempi di oggetti che si comportano in modo autonomo, percependo quella che è una propria realtà interna oppure una realtà esterna. Per esempio, abbiamo aspirapolveri robotici che sono in grado di capire quando la loro energia sta esaurendosi ed avviarsi autonomamente alla postazione di ricarica, di cui ricordano la posizione. Le nuovissime generazioni di macchine fotografiche digitali non solo hanno una funzione di riconoscimento del volto, addirittura hanno delle funzioni di riconoscimento dell'espressione facciale, in modo da sapere se io scatto, il soggetto sta sorridendo o meno, o addirittura
sanno quando il soggetto che voglio fotografare sta chiudendo gli occhi perché sbatte in quel momento le palpebre e sono in grado quindi di decidere, intervenendo autonomamente, sovrapponendosi alla mia decisione, che lo scatto deve essere effettuato in modo da escludere il momento in cui gli occhi sono serrati. Abbiamo oggi automobili che non solo percepiscono quella che è la qualità della strada o la forza della nostra frenata, ma osservano quello che è il mondo attorno a sé, e quando ci avviciniamo eccessivamente ad un oggetto di fronte, apparentemente scontrandoci tra breve, avvertono su questo pericolo, e se non freniamo o freniamo con una forza insufficiente, intervengono al nostro posto per evitare l'incidente o perlomeno minimizzarne le conseguenze. All'acceleratore di particelle LHC al CERN di Ginevra, gli esperimenti generano una quantità talmente elevata di dati che questi non possono essere immagazzinati ed elaborati. Vengono filtrati a priori da apparecchi che decidono di buttarne via il 90% e oltre, pur di permetterci di concentrarci su quella fetta che loro ritengano i più significativi. Questi sono solo alcuni esempi di quelle che saranno le future reti di oggetti autonomi percettivi, le reti di SPIME che costituiranno a miliardi, decine e centinaia di miliardi l'internet delle cose che sta crescendo attorno a noi e che dobbiamo cominciare a capire il più a fondo possibile. Per approfondire gli argomenti che abbiamo visto, potete collegarvi al sito openspime.com. Grazie della vostra attenzione.